Bob, what are you going to do about it? Deep discounts on all essential goods. You're on the slippery part with a scaffold trap door. I demand that you step back at once. Come have a look. I'm here for your benefit. Hey, who do you think you are? Barging locals out of the way, there ought to be a law against bad manners. I'll put it down to the government. All for the toffs and nothing for the good of this work in London of born and bred. You won't be laughing when you do the Mamma mia. E rimango scioccato da certe Dio cane, veramente. Io non vedo l'ora di andarmi. Sai, ma mi sa proprio che non andiamo a Torino, sai. Ce ne andiamo direttamente in Spagna a vive. È passata proprio la voglia di stare in Italia. Oddio. Mi aspettavo comunque fosse sotto i fascisti in Italia. Però fammi stare zitto ancora, mo mi banno che parlo di politica. Che Twitch si ci commia. Allora. Io che missione volevo fare ieri con la detto Saetta? Ma mia madre ha fatto buona scherzona proprio. Oh, e mo... E adesso esistessero gli assassini nella vita reale, io sarei il primo. Così bello, Sam. Perché non esiste? Boh. Hola, amigo. Devo andare a ripetizioni di spagnolo. Hola, amigo. No, hola, amigos. Come sta? Come estás? Buenas tardes. Con mucho gusto. Vabbè, però il problema è che a Madrid è come Milano. Devi stare attenzione a chi dice alla Madrid. Sono i tifosi dell'Atletico, ti prendono a cazzotti. Alla Madrid. Visca Bassa e Visca Catalunya. Oh, cole, ancora vado a capire che ho fascino per mode.
porca genia, sì, porco Giuda. Io non so chi sia peggio, chi ha votato la Meloni o Inzaghi che mette Gagliardini al posto di Aslani. Penso entrambi le cose. No, dai. Immagina, vince la Meloni e Gagliardini gioca al posto di Aslani perché non torna a Brozovic. Cioè, ti ammazzi, Pepino. Il mio nonno si è fatto il culo per combattere contro quel tizio lì. No, vabbè, mio nonno faceva comunque tanto, ma più cazzo non mi frega che ha. Ma nemmeno mio padre la voleva, sinceramente. Sono detto, mamma, ha fatto la cosa buona scelta da sto mondo. Oggi sai, ma si sa già che ha vinto la destra, perché l'Italia ha un branco di popolo di ignoranti che vuole la dittatura, ma non sa manco che cos'è la dittatura. Andate in Corea del Nord, poi vediamo se vi piace ancora la dittatura. Andate in Cina, che non potete neanche dire ah, che vi sparano in testa. Che sono i vecchi hanno votato? E quei pochi giovani che sono ignoranti, che vabbè. Allora, ho detto, se devo stare in una nazione che non crede nei giovani, io l'ho detto, se... Ah, da che Torino, io me lo voglio cadavere dall'Italia. Faccio come Marza. Ma che cazzo è sta cosa? Forse ci siamo già incontrati. Ma è sicura quella missione? Non è che è spoiler. La missione è ambientata apposta storia principale, la puoi giocare. Ma non è che è spoiler! Forse no. Cerchi un manufatto. Lascia che ti mostri la verità. No, sì, io non mi fido. Ma la faccio poi. La faccio post. Io la verità la devo dire, morirò, pazienza.
con questi qua non ci parla manco più, andate a fare in culo. Allora, noi abbiamo... Beh sì, infatti devo fare... Allora, che cosa dobbiamo fare? Ma che missione? Questa è quella di Eevee, un atto meritatorio. Vabbè, noi se abbiamo fatto quella di Eevee, adesso farei quella di Jacob. Ok, ho messo la storia che mi sono dimenticato. Cazzo, mi esce te. Mi ha detto se ci fossero stati gli assassini pure oggi, secondo me i templari non avrebbero vinto. Chi è? Oggi se ti alzi forse.
qua sugli omnibus. Ne prendo uno. Voi, signore. Io dico basta con questa generosità verso gli... Aspetta, io mi sono scordato di... Siamo ai veri bisogni di Londra, una guida sicura e si impegna a condurci tutti al successo. Funziona sempre nelle aziende, così va il mondo. Ecco, questi sono i futuri padroni di Tò. Tu, feccia, trovati un lavoro. Uguale, uguale, Guagnù, cioè voi dite che Assassin's Creed è solo un gioco, ma è ciò che faranno in questi mesi. Tu feccia, trovati un lavoro. I migliori guardie sul mercato. Il signor Dredge è proprio nei guai. Sera, anzi sera padish. Ah beh sì, ha detto non uccidere nessun poliziotto, ma... Non ha detto che non posso farglielo fare agli altri, no? Giusto? Cioè, se l'attaccano gli altri, non è che è la missione da... Ah. Oh, ma Aerelamo, ma tu per forza devi aprire il negozio qua? Stavo pensando, se non lo apri proprio e ce ne andiamo in Spagna, penso che possiamo... vabbè, porca puttana. Vabbè, per forza lo devi... Cioè, non puoi non aprirlo dicendo no, ho cambiato idea, ci andiamo in Spagna.
Ma ecco, perché non ce l'abbiamo in Spagna, onesto? Allora, in Spagna non ci rompe il cazzo nessuno. Possiamo vivere bene io e te. Possiamo creare una famiglia con dei diritti. Se nostro figlio vorrà essere gay, sarà gay. Se nostro figlio, nostra figlia vorrà essere lesbica, sarà lesbica. Abbiamo tutti i diritti in Spagna. Beh, a Madrid. Tranquillo proprio. Tanto in Italia ormai è diventato come l'Ungheria, guagnò. Peggio la Meloni è peggio di Orban. Ma io devo rapire quello? Ma tu sei pazzo! Come fai a rapire Dredge senza ammazzare i... Dai, raga, ma è impossibile. Detto, ci vuole un assassino. Sono tutti fascisti in Italia. Ma come cazzo è possibile? Ma io non lo so. Non è mai morto. Non è mai morto. Come fai tu a pretendere di cambiare se l'Italia è questa? Non è l'Italia, Wagnu. Si tornerà al tempo che il nord sarà il regno del nord e il sud sarà il regno delle due Sicilie. Non esisterà più Fratelli d'Italia, non esisterà più niente. Ma che cucche, ho sentito degli amici miei che votano la Meloni, solo che gli dà il posto regalato in esercito ai carabinieri. Perché giustamente se fanno i test poi mai che li prendono. Ma io allora. Continua a camminare senza girare. Guarda che stai solo sprecando tempo, amico. Non ci credo che c'è. Bra. Imbecille, ti farei arrestare se solo... Fa come ti dico e finirà molto presto. Guarda avanti. Ragazzi, pensavo fosse difficile. Ma il problema non è quello. Allora, la Meloni ha ragione solo su una cosa. Che è Michele Emiliano è un coglione. Punto. Solo su questo. Jacob, sono io, il sergente Aberla. Freddy. Frederick, sotto copertura. Ci sarà una rapina alla Banca d'Inghilterra, ne sono certo. Rapina? È una fortezza. Sì, i ragazzi in centrale credevano scherzassi, ma non sarà divertente per i correntisti. Chi c'è dietro? È confidenziale. Oh, forza, Freddy, ti aiuterò. Immagina i titoli. Ladri colti sul fatto. Aberline aveva ragione dall'inizio. Beh, forse posso darti un indizio. Ogni trimestre rapinano una filiale della banca, mai la stessa. I ladri vengono riforniti dai mercanti di Cocam. Grazie della dritta, Freddy. È Frederick! Sappi che ti tengo gli occhi addosso!
No, non si può parlare qua. Già che un minuto prima un amico mio fascista che ha iniziato a cantare Faccetta Nera e l'ho bannato. Cioè, l'ha bannato Saetto. Non sanno manco che cazzo è il fascismo. Cioè l'ha bannato, Dio, l'ha cancellato il messaggio. Cioè almeno se ti vuoi tenere sta cosa, tienitela fuori live. Oh, madonna mia. Allora, mo'. Abbiamo fatto cultura. L'ho studiata. Almeno io l'ho studiata. C'ho pure mio nonno che l'ha combattuto. Allora, no, che crucri con rubino superiore. E ce l'ho messo. Cucri di giada, no, non ha senso proprio mettere cucri di giada. Cucri assassini però è bellissimo. E lo devi produrre però. Allora. Beh, ragazzi, tralasciandomi la Meloni al governo, sapete qual è la cosa peggiore? Gagliardini titolare. Io non penso che Gagliardini titolare sia peggio della Meloni al governo, eh? Specialmente se non l'aveste visto giocare. Nulla è peggio di Gagliardini titolare. Porca puttana, io. Io ti giuro, se la Meloni dice cacciamo i cinesi da Milano e Zhang viene estraniato dall'Italia, là potrò dire oh sì, finalmente ti adoro, sei la mia vita. Ma non lo farà mai, non caccerà mai i cinesi da Milano. Manco la Meloni può cacciare i cinesi da Milano. Cioè Zhang non lo caccerà nessuno dall'Inter, purtroppo. Ma che palle, oh. C'è una legge dove caccia Steven Zhang dall'Inter, vi prego. Ma pure Gagliardini, cioè Gagliardini non è. Ma non può trovarsi un nuovo lavoro, tipo pulire i cessi. Mamma mia, bagno. Gagliardini titolare. Mamma mia, che debito. Cioè, tu lo vedi giocare, ti fa salire la voglia veramente di non esistere più.
Ma Insape, ma chi cazzo le ha fatto giocare a pallo? Cioè, devi essere raccomandato per giocare nel Inter. Cioè, se non fai giocare con un bidone del genere, ci deve essere qualcosa sotto. Perché se no non si spiega. Se fai giocare un tale bidone così. Mamma mia, oh. Cioè, nessuno lo fa. Cioè, Gagliardini è il Maguire italiano. Non gioca, vabbè. Diciamo che pur se non gioca perdiamo. Però madre mia. Vabbè, senti, io per i diritti non dovrei temere nulla perché sono maschio. Il problema è sapere le ragazze, quello è il fatto. Credo, capisci che madonna, ma immaginate la Meloni adesso fa un popolo di femministe incazzate contro i maschi. Madonna mia. Adesso tipo tutte le femmine che si rivoltano contro i maschi. Il femminismo super estremo. Cioè hanno fatto pure gli spari. Ah no, la bugia, inzitete gli spari significa che qualcuno è uscito di galera. Me l'ho dimenticato. Fare girare i coglioni che già ce li ho girati. Prego, prego. Se sapessi che carico era, potrei collegare le armi al proprietario. Ottima idea, Freddy. Ci siamo, il punto della spedizione. Dove sono le casse da Cocam per il signor Plutus? Deve esserci pure qualcosa che ti interessi. Thank you.
migliore qualità. Guarda di persona. Cazzo, non lo sapevo! Cioè, che se però mi davi le reclute, delle reclute con chi potessi entrare dentro a fare bordello, e la già tanta roba, sì. Bisogna vedere come agire, my friends. Dove diavolo è? Cazzo, addirittura livello 9. Questo se non lo killiamo ci fa il culo. Allora, aspettiamo che questo faccia il suo corso e lo uccidiamo da dietro. Rapido e indolore. Zoom. Zoom. Shh. Buonanotte, fiorellina.
Oh, cavallo di me. Vero. E adesso qualcuno recupererà le casse. Non ho capito, Wanyu. Peccato. Li devo ammazzare. Vaffanculo, me lo dici? Riacchida. Peccato non avere tempo per una pinta. Ah, ma si era buggato. Grazie, oh cazzo. Cazzo, ma sono tutti nemici! Thank you.
Vabbè, raga, ma è impossibile, sì, cioè ti sparano in culo. Come cazzo facciamo? Qualsiasi errore vi costerà caro. Non serve gridare, abbiamo sentito. Bene, perché non intendo ripeterlo. Sì, per forza ce lo dobbiamo fare tramite tetto, sennò è impossibile. Non da là, mannaggia la Madonna. Beh, ragazzi. Pieno di guardie, oh, ma che cazzo? Oh, hai ripensato comunque a ciò che ho detto, Aire. Scommetto che Greeny sta seguendo Ivy adesso. Buona fortuna. Cazzo. Ah, c'è nemmeno in spawn. Spagna, Svizzera, dove vai tu? Cristo, stavo per cadere giù. Templari. Oh sì, portami dal signor Brutus. Tanto là sta pure il mio cugino che ci... Però andiamo nel canton Ticino italiano.
Che non voglio parlare tedesco. Cioè, che cazzo. Sto parlando tedesco. Ma ne è uguale. Mamma là, parla in italiano. Andiamo a Londra. Dove c'è una... Vabbè, Londra non penso che può essere peggio dell'Italia. Che è morta la regina, però. Mettati a fare. Andiamo a Manchester. In Francia no, non mi piace, qui non ce l'hanno il bidet. Guarda, è una nazione dove non c'hanno il bidet. I francesi mi sono sempre stati sul cazzo. La Spagna è l'unica nazione corretta. Ah, oh, ma perché dice che sto troppo lontano dal bersaglio? When you? Ma! Oh! Dice che sono troppo lontano dal bersaglio. In che senso, zii? Ma come lontano dal bersaglio? Mannaggia la madonna stasera, eh? Io non so che dirvi. Ma è un bug. Mi ha fatto uscire pure dalla missione. Sono stronzo. Segui il carro con il carro, lo sto seguendo. Oh sì, portami dal signor Plutus. Ma è l'unico modo, è così. Ehi,
calma. Le armi sono qui. Faremo come al solito. Il signor Tupenny apre il cavò. Rubiamo e lasciamo i soldi al suo magazzino. Muoversi! Ci aspettano! Alla Banca d'Inghilterra! Go! Ho detto io che dovevo prendere il carro alla fine. Sì, Pluto, senso per... Karl Marx, lui sì che ci avrebbe aiutato. Ma li fai proprio qua? E da cazzo esce? Ma dai, parli del diavolo, porca puttana.
Ragazzi, fai la prima volta. La prima volta, ma... Verrò, penso, picchiato. Oh, sbatto un cazzo. Allora, dov'è la missione? Ah, da qua. Iha. Io non costruirò un omnibus per dei criminali. Oh, lo farete come, Bailey? Oppure faremo una visita alla vostra famigliola. Lasciateli stare! Ehi! Inseguiamolo! Ah, devo seguirlo, porca puttana! Edward? Petrama. Ecco qui. Ehi, chitammo. Ma sto cazzo di cavallo è ritardato come chi. Come on.
sempre detto che Jacob Ivy è proprio cazzuto. Che derapate, c'è Fast and Furious. Inter adesso si chiamerà di nuovo Ambrosiana Inter. Ben fatto, Jacob. Che Inter non è più internazionale. Sono costruttore di omnibus della città e pretendono che lavori. Madonna. C'è gente onesta che vuol fondare una compagnia di trasporti. Ehi, piano. Come dico? Dal popolo per il popolo. Questa è l'idea della London General Omnibus Company. Quei fischi hanno l'atto della Hathaway Trust. Ci serve per fondare l'azienda. Rallenta. Signor Bailey, sono quando c'era. Consideratemi una vostra alleata. Quando c'era Jacob, le carrozze arrivavano in. Quando c'era Jacob Frive le carrozze arrivavano in oro. Basta, che sono illegali d'ora in poi queste battute, non le posso fare più, se no mi spaccano di mazzate. Adesso vengo lì e ti spiego due o tre cose. Ma vaffalachino, trama.
ruba tutta pare il camaraba. Sto diventando. Non posso neanche fare sta battuta. Si vede che sono inzitito, sono brava a rubare. Se la. No, non posso sparare, sei pazza. Evi, ma i tuoi coltelli che fine avevano fatto? Cadi giù e fai un botto. Oh, là sta quello che vende le cuse. Ma lo zii capiti proprio a fa giuro, eh. Acquista qui la merce. Sì, la mia vita, lo zio. Torna pure ogni volta che vuoi. Grazie, cuore. Nina zo cazzo, ma sono un morto. Papam, tutum. Ma io in realtà volevo andare solo qua, ma... Cazzo. E lo stealth si andò a farsi fottere, disse il piccolo Jordan. Vabbè sì, ma porco Giuda. Addio. Ah cazzo. E sta fatto male. Ah no, lecca, mi stanno cercando, sono un... Okay. Sì, sì, poi ti affronto, la zia, stai tranquillo. No.
Allora, i bro sono scappati? Mi hanno lasciato in pace? Adesso sta ancora qua? Zio? Ken? Beh sì, ma come ha fatto a vedermi? Dai, porco Giuda! Ma chi si Shiva in auto blu? Stai per diventare la mia tredicesima vittima. Cosa? Non ho capito. Stai parlando di vittima. Mi sa che la vittima sei tu. Io vedo una cache lì. Mi consenta. Abbiamo stracciato prima. Riproviamoci. Ok. È ora di farlo bene. Cristo santo, sembra di entrare in un covo di gente che... Ma bene o male... Cazzo esco dalla fabbrica, when you? Fuggi da Foggia. È come entrare a Lecce con la maglia del Bari. È impossibile. Vabbè, sì, se ci proviamo da qua. No, 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 no. Muore, muore, muore. Ma si è rotto. No, e io scendo giù a fare botte perché ci sono le cose interessanti.
attraversa. Un attimo. Sto bene da troppo tempo oggi, perché sono troppo... C'è nessuno? C'è qui? Il tesoro? È qui? No, dimmi che sta so... Ancora più sopra. È morto della Samda. Ma non c'è la scala per sa. Mi sa che molto ne c'è un cosa a scappare da internet. Non più FIFA 23. Buonasera. E manco ce l'ho la Peroni.
Vabbè, fuggi dalla fabbrica. Come cazzo devo fuggire? Hanno afferrato il messaggio. La vostra famiglia è al sicuro. Ah, siete una forza della natura. I membri fondatori della London General Omnibus Company. Sono brava gente, tutti. I nostri omnibus circoleranno presto. Grazie, Miss Fry. Di niente. Ma non ho capito se le missioni di Jacob sono finite oppure no.
Noi avevamo 3 di abilità. Però sai che abbiamo fatto difesa 3 già. Primo colpo, ma questo mi sa che è solo per Ivi. No, no, lo puoi fare. Comunque dobbiamo fare più cose che c'entrano nel combattimento. Ma noi che cosa abbiamo di armi? Perché se facciamo fatica, anche qualcosa non va. Cucri con rovino superiore. Questa è bella. Vabbè, qua abbiamo... City of London. Viaggi rapidi. Che sono, ma già l'una. No, vabbè, dai, continuiamo. Thank you.
Dragon's up to now? Now what could that be? Stacco quella stupida testa. No good will come of that. You mark my words. Ah! What the hell was that? Ah! This can only end horribly. Facciamo le uccisioni e poi stacchiamo, dai, Wagnu. Se domani sarò ancora vivo la faremo, no, no scherzo, mi dissocio. A meno che mi vengono a prelevare da... Nel 2000... Madonna, ma sai che è onesto? Penny, 10 penny si chiama questo, c'è un carabinier del GTA. Beh, novità? Sì, ma non ti piaceranno. Come puoi vedere, tutti noi della famiglia Aberline abbiamo una robusta costituzione. È 2 penny a rapinare la banca. Il governatore della banca. Ora ho bisogno di sedermi. Adesso non c'è tempo, quel bastardo sarà già nel caveau. Come entrerai? Non voglio saperlo. Certamente. Ma tu sai dirmi come posso entrare lì dentro? La banca è progettata per proteggere le riserve auree inglesi. È una fortezza tenuta sotto chiave. C'è un direttore, il signor Osborne. Solo lui ha libero accesso al caveau. Lo troverai vicino all'entrata. Oh, ah, sì. C'è un uomo che sorveglia senza sosta la porta del caveau, pronto come un falco. Se ti vede, la bloccherà subito. Il capo delle guardie, Gus Howard, conosce bene 2 Penny. Sarà coinvolto, questo è certo. A me piacciono quando fanno la descrizione di chi devi uccidere. Ti prego, un po' di discrezione. Il solo modo di incastrare 2 Penny è coglierlo sul fatto. Non voglio che tu prenda rischi e non voglio sorprese. Questa è la Banca d'Inghilterra. Cioè, lo fa tipo stile Hitman, ti dice questo è il capo, questo è chi devi fare e questi devi fare così. Mi piace questa cosa. Lo spiega alla Hitman proprio. Assassino, Philip, 2 Penny. Avete delle fortunità, potete decidere speciale, vuole assistenza. Possiamo rapire il direttore. Buonasera. Il piano di
non mi colpite, vi aiuterò. Che cosa dovrei fare? Gradirei un tour privato nel cavò. Per di qua, signore. I registri si trovano qui. Passi sopra. Credo che lo terrò troppo. Merda! Ah, stavi dicendo? Dov'è che era il cavo? Suppongo sia di qui, giusto? Mi stai facendo innervosire. Mettere modo, ma esce. Sta fasciando il nervoso. Non capisco dove cazzo c'è, se. Ma non mi serve più.
Il signor Starrick sarà contento del vostro lavoro. Sai chi altro non sarà contento? Quella puttana di tua moglie. Che belle ste frasi d'effetto. Hai rubato il tuo ultimo scellino al popolo di Londra. Quelle bestie sprecano i soldi. Noi li sappiamo investire. Niente verrà mai costruito o migliorato. Assolutamente niente sorgerà dal fango senza noi a guidare, a plasmare il futuro. Ne beneficeranno anche loro. La città è loro, non vostra. Senza gli investimenti non ci sarebbe nessuna città. I templari sono veramente quelli di destra, magno. Non c'è nulla da fare. Per pagare Carronte. Per pagare Carronte. Ora suppongo che il bro deve scappare, giusto? È derisa. L'inflazione galoppa. Tupenny è stato ucciso. E il Parlamento non fa nulla. L'atto non passerà, signore. Quel buffone di Disraeli è condannato. Ve lo assicuro sul mio onore. Il vostro onore conta poco. Come osate, signore? La gente di questa città ha sofferto troppo. Oggi ho dato un aumento ai miei operai per contrastare l'inflazione. Cosa? Rifornirei l'intera Londra se potessi. Intanto voi, sedete al club a filosofare di conti e di promesse che il vostro onore non può pagare. La vostra borsa, invece. Mi chiedo quanto pagherebbero per occultare la vostra storia. Almeno quanto Disraeli offrirebbe per le vostre palle, suppongo. Ma siamo logici. Perché dovrei limitarmi a uno o l'altro, quando posso avere tutto? Che ne dite? Dovrei riscuotere? Basta indugi. Il Parlamento deve tornare a governare, di nuovo. Intesi? Conoscete la strada. Una lettera. Per me.
Caro signor Starek, uomini pronti. Agiamo domani. La morte di Disraeli fermerà il Corrupt Practices Act. Gladstone sarà più malleabile. Che il padre, eccetera, eccetera. B. Così Starrick ha interessi in politica, eh? Devo entrare nel Sinopian Club e scoprire chi è B. Sii cauto con i parlamentari. Io lo sono sempre. La tua irruenza alla Banca d'Inghilterra ha fatto quasi crollare la Sterling. Quasi è la parola giusta. A questo riguardo, che ne è della chiave che non apre quasi nulla? Henry la sta esaminando. Credo che la cripta sia nostra. Quasi nostra, Ivy. Quasi. Una lettera. Per me. Signori, è giunto il momento di conquistare Strand. Anche Westminster. Ne abbiamo conquistate due, quindi... dobbiamo farlo. Grazie, che sta niente salut, che si è fregato. Sì, sì, stacco. Vediamo chi raidare.
Ah, Billy l'abbiamo già raidato ieri. Ti devo dire. Andiamo da Chrysler che sta facendo Toy Story 2, almeno mi si alza il morale di nuovo. A posto. Signori, domani vediamo. Ma vediamo, Genshin o finiamo Assassin's Creed o livelliamo per Assassin's Creed, quindi vediamo un po'. Purtroppo per FIFA mancano ancora delle... Vabbè, volendo, se hai 50 euro FIFA, se vendi giochi a GameStop, dai GameStop alcuni giochi, penso che lo prendi tranquillamente. Ce ne vuoi dire? Quindi mancherà almeno il 25 euro per giocare FIFA, almeno quello, perché da 50 è più facile poi prendere. Detto questo, ci vediamo domani e niente, resistete, perché in questo momento siamo tutti sconfitti, la nostra libertà è distrutta, ma come hanno fatto i nostri nonni lotteremo pure noi, perché la libertà nessuno può togliercela. Buonanotte.